Ben trovati da Giovanni Pinelli. Oggi è il giorno della partita tra Stanley e la compagnia portuale. Siamo entrati nella seconda giornata di questo girone A del torneo amatoriale. Girone A, come ho detto, quello appunto tra queste due squadre. Non possiamo annunciarvi informazioni perché ancora non sono state portate e quindi non possiamo dire nulla. Magari ci facciamo qualche chiacchierata in attesa che arrivino. C'è anche un giocatore della Ternana, credo, in porta. Per quanto riguarda la compagnia portuale, che potete vedere con le pettorine arancioni e sotto le maglie rosse tipiche della squadra del Porto, dall'altra parte invece con la divisa rossa la formazione di Stalle. Forse possiamo riconoscere, mentre nel frattempo c'è un passaggio del numero 7 verso il portiere avversario, che è Simone Ricci, quindi intervento del portiere di Stalle, che adesso va all'attacco con Robert Amici. Per fortuna abbiamo beccato l'unica squadra che ha i nomi sulle maglie, quindi possiamo essere un po' più facilitati in questo senso. Adesso l'attacco di Befani, il pallone sulla sinistra, compagnia portuale e Stalle, che hanno vinto già la prima partita nella prima giornata, quindi arrivano a questo match con 3 punti in classifica. Adesso magari possiamo anche leggere quella che è la classifica di questo girone. Nel frattempo il pallone di attacco, il pallone contrastato da Diego Gigli e qui il tiro murato da Befani. Adesso la rimessa in gioco per la compagnia portuale, che va ad organizzare l'azione. Il pallone che deve essere giocato dalla formazione arancione, quindi compagnia portuale che ha vinto la prima partita per 4-3 contro la Rosa Multiservizi grazie ai gol di Simone Cultrera, autore di una doppietta, e le reti di Arcadi e Cristi. Invece Stalle si è imposta con un netto 11-3 nel match inaugurale. Nel frattempo il pallone sulla sinistra e poi la parata di Simone Ricci sul tiro cross, credo di Simone Cultrera. Stavo dicendo, Stalle che si è posta per 11-3 ai danni di Fornavellino, 5 gol di Befani, doppiette di Panunzi e Scognamiglio, in gol anche Branco e De Amicis. Quindi abbiamo fatto un po' il riepilogo su quella che è la situazione di queste due squadre. Frattempo è arrivato anche Matteo, che però non ci ha salutato. Adesso incolpevoli di ritardo ci saluta e quindi va sistemato questo atteggiamento che c'è stato da parte del grande collaboratore. Pallone in mezzo per Befani, Befani, Simone Befani, 1-0 il vantaggio di Stalle. È cambiato il punteggio qui al Palasport quando sono passati 3 minuti dall'inizio della gara e quindi Stalle il vantaggio della formazione in maglia rossa. Quindi già cambiata la situazione qui al Palasport. Trascorsi 3:25 dall'inizio della partita, poi Diego Gigli che va a fare da pivot, il pallone per Simone Cultrera e poi ancora da sinistra l'iniziativa della squadra in pettorina arancione che cerca di rimontare e quindi l'attacco. E quindi adesso l'azione per le maglie rosse di Stalle. Frattempo, grazie all'intervento salvifico di Corrado Orfini, quest'oggi vestito una polo azzurra, possiamo dare le formazioni, però dobbiamo invitare i giocatori a fermarsi, stanno giocando inutilmente. Vedete adesso l'arbitro, di cui non abbiamo anch'esso il nome, vedete, già pronto per andare a prendersi un gin lemon a fine partita. Alberto, ma tutti Matteo si chiamano qua, oh. Che sa, sono due fratelli, tutta la famiglia, quindi salutiamo la famiglia. Frattempo credo abbiate sentito, perché ho visto anche che quanti commenti di Damiano Piccica si sentono in televisione, non me ne ero accorto inizialmente, e diciamo si è alzati i bassi del vostro audio della televisione. Frattempo di Amicis, che intervento del portiere, che è il portiere? Marco Paoloni, che sta difendendo i pali della squadra della compagnia portuale con un gran tocco di sinistro, ha difeso la propria porta. È un portiere che ha giocato anche in Serie C, possiamo dire.
giocato anche in Serie C. Punizione, si chiama punizione, che è decisamente meglio per Simone Befani, che andrà alla battuta. Simone Befani credo sia nelle liste di 27 squadre, poi credo giochi solamente qui. Con il sinistro pronta la battuta del tiro, palo! Scheggia sul palo da parte di Simone Befani. Andiamo con le formazioni, se no non le leggiamo più. Stalle, numero 10 Corocker, numero 2, numero 21 Panunzi, numero 22 Branco, numero 9 Diamicis, numero 8 Ricci Simone, numero 7 Panunzi, numero 4 Scognamiglio, numero 1. E poi il tiro alla parata di Paloni sul tiro di Diamicis. Intervento centrale del portiere, Frelepo si scatena contro piede e poi interviene, grande giocata di Panunzi, che in scivolata evita l'occasione per la CPC. Diciamo numero 7 Panunzi, numero 4 Scognamiglio, numero 1 Stefano Ricci, numero 11 Befani, senza numero Emiliano Branco, gli accompagnatori sono Zeppa e Corrente. Passiamo alla CPC, numero 1 Paoloni, senza numero Rico Bello, e poi numero 88 Dianne, numero 7 Arcadi, numero 6 Pirisi, numero 8 Cultrera, numero 50 Cresti, senza numero Scilipoti, che sì, lo diamo a bordo campo, e poi numero 10 Gigli, e poi Simone Befani, 2-0, ancora lui, è lui che cambia il volto di questa partita, 6-20 passati, Stalli si è portata sul 2-0, doppietta di Simone Befani, assoluto protagonista, come detto, dopo i diversi gol segnati nel primo match di questo torneo. Diciamo, siamo tornati a commentare il girone A del torneo amatoriale. Frappo l'attacco, il pallone sulla destra per Panunzi, il tiro si protende, Paloni che blocca il pallone, interviene il giocatore che indossa questa maglia, questa muta della Ternana. Cultrera l'anno scorso ha fatto benissimo nella finale della Coppa Faro, due gol per lui che hanno dato la vittoria, addirittura tre gol per lui che hanno dato la vittoria alla sua squadra in quella circostanza. Eravamo al campo della Santissima Trinità. Adesso fa girare il pallone Stanley, compagnia portuale, vedete, sta difendendo sempre con queste pettorine arancioni. Vediamo anche per la compagnia portuale il Monte Spaccato sta sempre pareggiando 0-0, e qui situazione per la CPC che resta sempre comoda, non devono temere null'altro per ora i portuali. Adesso in attacco quelli di Stanley, sulla sinistra la parata di Paloni sul tiro che c'è stato di Branco, e ancora la parata, e c'è una sostituzione, fuori un Panunzi dentro un altro, allora c'è anche, sono due Panunzi, uno col 21, uno col 7, questa sera presenti entrambi. Nel frattempo c'è un giocatore credo indiano con la maglia dell'India, e poi è entrato anche Scilipoti, e la rete della compagnia portuale con Pierpaolo Pirisi, 2-1, a croce distanze la squadra della CPC con questo tap-in di Pirisi, dopo l'occasione c'era stata per Patrizio Scilipoti che da posizione avvicinata non è riuscito a buttarla dentro. Vediamo un attimo, la prenderà. Ah, credo sia una maglia dell'Egitto quella che sta indossando Rico Bello, quindi è lui che ha la maglia arancione. Però un pallone in mezzo, riesce a Rico Bello, stiamo dicendo, quindi non è entrato Alessio Rico Bello, quindi è lui che indossa questa maglia arancione a difesa della vettorina. E poi c'è il tiro di Stefano Ricci, deviato dalla difesa arancione, anche se verrebbe a dire rossa in realtà, visto che il colore ufficiale della compagnia portuale è rosso. Poi abbiamo visto spesso la squadra di calcio giocare in giallo, il portiere è rosa, le maglie. E poi la bella girata in mezza rovesciata di Simone Panunzi, e poi facile parata di Marco Paoloni. Entra Scognamiglio in campo, abbiamo tutti paura, vedete, con un piattaccio di destro la spedita a Befani. Poi c'è gente vestita in maniera credo irricevibile che gira per il bordo campo con delle maglie che sembrano delle api o delle vespe. Scognamiglio fa uno stop e il pallone va a 6 metri. Adesso ancora credo Pirisi gioca l'azione dietro per Rico Bello.
che fa il centrale, ancora sulla sinistra, l'azione per Pierpaolo Pirisi, l'autore del gol, con cui la CPC ha accorciato le distanze, e ancora avanti ancora i portuali. Vedete, c'è davanti Patrizio Cilipoti che fa un po' il wasù della situazione. Eccolo, l'wasù, è sempre lui, però il pallone finisce fuori. Un peccato. Intanto ci sono, diamo scusa, ci sono queste entrate nell'audio che danno un po' fastidio, cercheremo un po' di sistemarlo. E poi il pallone fuori, sulla destra c'è il Canassa e Zamp che si prende la scena e quindi non riusciamo a vedere cosa è successo. Il fischio dell'arbitro Alberto Matteo, time out, passati 10:40 dall'inizio di questa partita, ancora decisivi i centri di Simone Befani, 1-0, 2-0 per lui. Per ora inutile il gol con cui la CPC ha accorciato le distanze con Pierpaolo Pirisi. E adesso a colloquio i giocatori. Vediamo, dopo ci saranno altre due partite di questo torneo, però non ho idea di chi giochi dopo. So solamente che domani non facciamo il capo. Corrado Fina ha deciso che non faremo la telecronaca della squadra di Curcio e Sabatini. Ho saputo questa notizia, quella salta, faremo le altre. Non capiamo molto il motivo, perché c'era tutto per commentarle. Forse era una delle più interessanti della giornata, però ce ne faremo una ragione. Adesso Simone Ricci, chiediamo un attimo al pubblico se magari potrebbe tornare a farsi intervistare a fine partita, dovrebbe diventare un appuntamento consueto di questa manifestazione, il commento di Simone Ricci a fine partita per commentare. Nel frattempo un grande Befani, vedete, chiede scusa credo al mondo del calcio per la giocata che ha appena fatto. Poi arriva Stefano, c'è un grandissimo Stefano sulle tribune, vedete, porta, che sembra che stia portando la croce più che una cassa. Cilipoti, daglielo su, pallone sulla sinistra. Poi Pirisi devia Simone Panunzi, nuovo attacco degli arancioni con Ricco Bello. E poi c'è un 50, credo si tratta di Bruno Cristi. E poi un tiro da porta a porta, niente da fare, credo Scognamiglio ha lanciato praticamente la ciabatta. E poi Cilipoti, è ancora lui che ha fatto due gol nel match, no, forse anche più di due gol, adesso non ricordo bene, nella sfida tra giornalisti e politici, questa è giocata qualche tempo fa, al campo di San Liborio. C'è un cambio, fuori Befani, dentro l'altro Panunzi, cioè Manuel. Scognamiglio porta il pallone, va a servire Simone Panunzi, quasi va a sinistra, c'è un giocatore senza identità che gioca il pallone. Scognamiglio stoppa il pallone, c'è Cristi che gli si fa addosso, ancora Bruno Cristi protagonista, poi esce il pallone dal cilindro, Branco ruba la sfera bianca a Pirisi e quindi si può andare a gigioneggiare. Adesso Ultrera decide di entrare e battere lui questo pallone. Vedete ancora i portuali, vedete questo Ricco Bello che mi ricorda un po' Caforio. Ancora lui, grande movimento di Ricco Bello. Cilipoti, Cultrera, Simone Cultrera, 2-2, un grande lampo, una grande giocata sull'asse. Cilipoti Cultrera ha dato il 2-2 alla formazione del Porto, quindi gol per Simone Cultrera, 2-2, ha segnato il vice capitano. Quindi per tempo rimane a bordo campo Panunzi, Simone infortunato, quindi vediamo un po' Cultrera quanti gol ha fatto fino ad ora in questo torneo. Allora Cultrera ne ha fatti 2, con questo di oggi 3, quindi ottima media fino ad ora per Cultrera. Ancora non assegno questa sera Arcadi e Cristi per la CPC. Quasi va a giocare un pallone tirato, finisce sopra la porta, controlla tranquillamente Ricci. Match che si rivela abbastanza scoppiettante. Vediamo il Monte Spaccato ancora 0-0. I risultati che arrivano dagli altri campi. Vediamo sempre la compagnia portuale che ha sempre tempo
una ruleta di Simone Panunzi, Emanuele Panunzi, poi il pallone ancora in mezzo, si va a lottare, c'è gente che dà dei calci, Rico Bello vuole un pallone tutto per sé e adesso forse gli verrà affidato. Scognamiglio, Branco, Emanuele Panunzi con il numero 7 dietro per Scognamiglio, si va tutta a sinistra, ecco Corocher, va a terra Branco, arriva un fallo, ecco Rico Bello non è d'accordo, ha detto ma dai che fallo è, e quindi punizione fischiata da Alberto Matteo, sempre pronto per un drink a fine partita. Scognamiglio sul punto di battuta, Scognamiglio vuole fare gol a Paoloni. Branco infatti vede la situazione, si getta in mezzo, forse magari una spizzata, e Cultrera attacco, guardate Cultrera quanto è serio, quanto ci crede, e poi Scognamiglio lancia uno straccio da cucina, forse sul fondo, Paoloni un rilancio da porta a porta, è grande Scognamiglio che fa l'assist per la CPC, poi c'è gente che borbotta, adesso la CPC si getta in mezzo, Rico Bello che di testa praticamente liscia il pallone, lo tocca solamente con il cuoio capelluto e quindi fuori, se la ride Damiani in piscichetta alla tribuna. Stasera niente sgabello? Voi non avete tempo, non hai mai tempo per prendere uno sgabello. Corocher e Befani, un tiro murato da Rico Bello, nuovamente Befani, mezzo a due, si attorciglia, si perde la palla, Gigli e nuovamente Befani, vuole fallo Cultrera. Gente che lamenta ogni cosa adesso all'inizio del direttore di gara. Ultimi 8 minuti di questo primo tempo. CPC che è tornata in parità da qualche minuto, 2-2 la situazione. Befani, Corocher di tacco, grande assist per Befani, c'è il fallo, arriva il fallo e poi un giallo, vediamo se è per Gigli o per Rico Bello, per Gigli per proteste, quindi ammonito il numero 10 del CPC che ha detto all'arbitro ma come fa esse fallo, così è intervenuto. Vedete, adesso ancora a protestare i giocatori della compagnia portuale che si mettono tutti in barriera, forse per attendere di conoscere quale sarà il turno per domani per quanto riguarda loro. Chiediamo un attimo, domani che turni sono previsti, si sa? No, non si sa. I container, T2, no? E i bagagli, no, non c'è, non si sa, non si conosce. Vediamo ogni portuale la mattina quando si ha. Poi il tocco da parte di Cresti, il pallone che finisce in angolo sul tiro di Befani. Ogni mattina un leone si sveglia e sa che deve correre più veloce di una gazzella. Ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che deve correre più veloce di un leone. Ogni mattina un portuale si sveglia e sa che deve controllare che turno c'è. Befani, il tiraccio, l'intercetta Rico Bello che poi corre con la palla al piede, adesso ancora il pallone per Cultrera, dietro si va nuovamente da Alessio Rico Bello contro Corocher, dietro per Paoloni, vedete di testa Befani, devia palloni in allegria, poi interviene l'arbitro Matteo che si deve far sentire, vediamo a chi dà il giallo, giallo a Befani, ammonito anche Befani, quindi un giallo anche per Stallai, a 6 dal termine di questa prima parziale, partita un po' accesa, si protesta molto per il campo, opera il riscaldamento un numero 5, si tratta di Manuel Pimpinelli, ecco Gigli non proprio diplomatico nel parlare con l'arbitro, parole forse non pronunciabili, una delle rone adesso anche Scivoti, vedete con le doti di vicepresidente diplomatico che interviene per parlare con i direttori di gara.
adesso si va a ragionare per un minuto, già il secondo timeout nell'arco di pochi minuti. Damiano, chi sta giocando meglio secondo te? Allora, Damiano dice la compagnia avrà fatto poi dopo 6 secondi ha risposto. Ecco, si gioca a palla a mano. Vedete, forse per ricordare domani la pizzata della Flaioni, o per ricordare che le partite si giocheranno qua l'anno prossimo. Gigli va in porta. Ecco, c'è Befani in barriera. Tanto Gigli va in porta. Dove la tira? Dove la tira? A destra o a sinistra? In angolino, in alta a destra. No, va Poloni, che serve Gigli. Gigli! Vai con liscio con Gigli. Ragazzi, applaudi. Applaude pure. Applaude pure. Adesso Kroger va per un nuovo entrato che si getta subito nell'area. Con Rick come Forrest Gump, ma si perde il pallone Kroger. Kroger ha rischiato di fare il volo di Anne. Adesso è di Anne. Che ha corso per 4 metri rischiando di cadere per terra, poi per fortuna sua è rimasto in piedi. Nel frattempo Stefano, vedete, ancora lui importante, ma sopra, è arrivato a bordo campo, e poi sulla destra, poi un tiraccio, un pallone che ha rischiato di rompere un'altra mattonella del soffitto, e quindi fuori così in allegria. Ancora Stanley che gioca sulla destra, problema per Befani, arriva De Amicis, il tocco di Simone Cultrera, che la manda fuori. Si va a giocare con questo fallo laterale. Adesso con il pallone portato fuori dalla zona bianca, Kroger, Manuel Panunzi, De Amicis, Cultrera, ottimo anche in difesa. Adesso vedete, eccolo qua l'egiziano Nico Bello, credo sia la bandiera dell'Egitto, poi a fine primo tempo cerchiamo di vedere. Poi Dianne, Alessio Dianne, adesso Gigli per Dianne che è solo, può andare al tiro, palo, che si è mangiato Dianne, quello forse doveva essere gol, c'era la porta sguarnita con Simone Lisci che si era gettato fuori dalla porta con assoluta tranquillità. Però adesso in attacco quelli rossi, ultimi 2 minuti di questo primo tempo, chiama le marcature Ricco Bello, Befani si ferma, arriva Gigli con il pallone al piede, ancora Gigli, arriva Ricco Bello, arriva il filtrante a destra, nuovamente da Diego Gigli che cerca di superare Manuel Panunzi, si va nuovamente da Ricco Bello, il lancio in avanti, fuori e poi ci sono scontri, sembra quasi un film dei fratelli Lumière, e pallone che se ne va in un bugigattolo. Ecco, gente che passeggia con il cane, un giro per il campo, adesso in avanti con Befani che va a terra, adesso viene accarezzato da Dianne, De Amicis, Alessio De Amicis per la battuta, rimane a terra Befani, che si tocca il quadricipite, una botta, quella forse è stato toccato con i tacchetti, è stato toccato con i tacchetti sulla gamba, vedete? È la classica situazione. Adesso Befani tra 30 secondi è pronto a fare gol. Manuel Panunzi, il lungo linea verso sinistra, ancora il numero 7 si va a sinistra, azione che però non dà esito, e Ricco Bello fa iniziare l'azione. Dianne, Ricco Bello davanti per Scilipoti, eccolo ancora Scilipoti che va da Dianne, il pallone in mezzo, riesce a toccarla a Befani, vedete, sta bene Befani, vedete? Ha salvato il pallone, l'ho detto, 30 secondi farà una bella azione, e l'ha fatta, e qui ho avuto ragione. Ecco, io che con la capa però è normale, però è pronto a dare il meglio per la sua squadra.
un pomodoro che l'ho lanciato in mezzo al campo. Cultrera va al tiro, Simone Cultrera, ma la direzione di Stefano Ricci dà il vantaggio alla CPC, remontata CPC 3-2 adesso con il secondo sigillo di Simone Cultrera, anche se come abbiamo detto ha inciso la direzione che c'è stata da parte di Stefano Ricci. Dopo il 2-0 firmato Befani, Cultrera per il vantaggio della CPC, grandi giocatori della CPC. E poi il tiro, la parata di Paloni, ci ha provato Panunzi, fa in mezzo Manuel Panunzi, 3-3 subito. Panunzi ha segnato praticamente in fascia a Paloni e poi conclude il primo tempo così, con tutti in allegria, si fa ragionare per qualche minuto, 3-3 al termine di questo primo tempo. Ci vediamo tra poco. Via, è iniziato il secondo tempo del match tra Compagnia Portuale e Stalle. Abbiamo visto molti gol nel primo tempo, quindi siamo 3-3 tra le due squadre, ben seriti nel primo parziale grazie ai gol di Simone Befani, doppietta per lui, e Manuel Panunzi per Stalle. Invece per la Compagnia Portuale, doppietta di Simone Cultrera e assegno anche Pierpaolo Pirisi. Questa serata fa abbastanza caldo, si sente un po' la calura quasi estiva, qui ci siamo abbeverati nel primo tempo, una serata quasi da latte e menta, quasi da limonata. Frappo il pallone giocato da Simone Cultrera, vedete, corricchia e poi un fallo fischiato dal direttore di gara Alberto Matteo, ha già dovuto tirare fuori due gialli nel primo tempo. Poi sistema delle cose, Frappo Damiano in pisciche, Frappo Branco in mezzo, una lattuga verso il portiere Paloni, e poi importante il tocco di Stefano Ricci che evita il contropiede della Compagnia Portuale. Ancora Stalley, Stefano Ricci, che è il fratello di Simone Ricci, che state vedendo impiegato tra i pali. Manuel Panunzi, Alessio De Amicis, arriva Cultrera, poi si va tutti a destra. Manuel Panunzi la botta, devia Pirisi, quindi angolo per Stalley, si va a battere dalla destra, rimessa in gioco per i rossi, pallone in mezzo, Panunzi, Paoloni da terra riesce a salvare sul pallonetto, diciamo così, che c'è stato da parte di Manuel Panunzi, e poi sbaglia la situazione la Compagnia Portuale rilanciando il pallone verso il T2. Stefano Ricci, De Amicis, Branco attende l'arrivo al rimorchio di Stefano Ricci e poi si gioca ancora in mezzo da Branco. Branco va a destra da un compagno di squadra, Stefano Ricci, che ha indosso una maglia diversa rispetto a quella dei compagni. Ancora Ricci, forse con la botta, Ricci, Paloni cadendo in terra, vedete, e deviando il pallone un po' da bisce volley, ha deviato il tiro centrale di Stefano Ricci. Adesso De Amicis, transizione di Stalley, De Amicis allarga per Branco, Paoloni in caduta riesce a salvare, in scivolata interviene ed evita il nuovo gol del vantaggio per la squadra di Stalley. Si ricomincia a giocare, De Amicis punta Scilipoti, poi va da Stefano Ricci, nuovamente l'iniziativa di Manuel Panunzi che strozza il pallone, vedete, gli mette anche la corda al collo al pallone e non riesce a centrare la porta con le braccia alte a Scilipoti perché non è arrivato il pallone giusto. Stefano Ricci di piatto verso Panunzi, davanti De Amicis, tenta il numero, poi il tiro e per poco non entra De Amicis, era Manuel Panunzi che ha tentato la conclusione e quindi niente da fare. Adesso vedete la CPC che fa recuperare il pallone nella stiva e poi si può ricominciare l'azione per gli arancioni.
Vedete una squadra che va all'attacco senza Foreman, che orchestra l'azione con Eric Arcadi. Oh, buonasera Enzo. Grande. Adesso ancora De Amicis, un tocco di mani da parte di Arcadi, quindi punizione per quelli di stalle. Un giallo per lo stesso Arcadi per il fallo di mano che c'è stato proprio per pochi secondi fa. Un po' severo, forse verrebbe a dire il direttore di gara, però situazione che ci sembra abbastanza giusta, visto che i giocatori sono sembrati un po' cattivi fino ad ora. Punteggio di 3-3 tra le due squadre. Sì, credo 3-3 tra le due squadre, nessun gol fino ad ora questi primi 5 minuti del secondo tempo. Pallone alto di De Amicis, che ha provato il fendente centrale, e quindi pallone per Paoloni. Adesso ricomincia l'azione Simone Cultrera, ferma il pallone, poi va tutta a sinistra, si gioca ancora con Scilipoti in mezzo che lotta con Stefano Ricci. Vediamo se arriva il pallone. Non arriva il pallone, si va da Cultrera. Adesso sbaglia tutto Cultrera. Branco! Fuori di poco, peccato. Ha sprecato l'azione dopo il tunnel fatto a Cultrera. Hanno entrambi vinto la prima partita, caro Enzo. Entrambi vinto. Si è portato anche da mangiare? Che cosa sono, i semi? Sì, alla curcuma. Attenzione, Scilipoti, forse vorrebbe anche lui dei semi. Arriva Cultrera, vediamo, forse lui vorrebbe le noccioline. Pallone in mezzo, Scilipoti non riesce a tirarla, e poi una bastonata di Cultrera deviata. Può rimettere in gioco la CPC. Adesso ancora Scilipoti e la parata di Simone Ricci. Adesso in attacco Stanley. Nel frattempo vediamo Stefano un po' addormentato sulla sediolina, sembra stia aspettando l'autobus. Vedete, sembra un po' pacchiato questa sera. E il pallone in mezzo di petto, credo Pirisi, se non vado errato, e poi arriva Arcadi, sta chiamando Stefano. Vediamo un attimo, ecco, adesso tira fuori il telefono, vediamo se... Ha riconosciuto. Pensavo non... Facciamola. Stai a dormire, stai. Stefano, stai dormendo questa sera. Ti vediamo un po' più. Perché se ne va? Se ne va dalla vergogna. Che vergogna, si allontana. Niente, si è allontanato. Una cosa orribile. Adesso risponde al telefono, ma cioè non ce l'ho più in mano. Parli lei, Enzo, parli lei. Ripeta quello che ho detto io. Scilipoti ancora a lotta saracena con Stefano Ricci, arriva il pallone subito a sinistra, il tiro Simone Ricci che devia con il piede, poi arriva un'insalata russa e Scilipoti si mangia un gol clamoroso. Ha tirato praticamente con l'esterno dello sci, credo che abbia tirato, uno sci che se l'ha portato da casa, è andato al tiro il vicepresidente della compagnia portuale. Simone Panunzi per Manuel Panunzi, poi va in avanti come una lepre Manuel Panunzi. Stefano Ricci, Befani, la classe di Befani, poi Simone Panunzi, il tiro di poco fuori. Poi ci sono aggiornamenti da... no, nessun aggiornamento. Gente che si fa beffa di altra gente come dei giullari. È rientrato Ricco Bello. Sì, è la bandiera dell'Egitto quella. Ecco, adesso ne sono sicuro. Ricco Bello, devia Befani. Nuovamente Ricco Bello. Allarga il pallone per un nuovo entrato. Si tratta di Cresti. Poi Befani lancia un pallone sciroppato, da quello che ho visto. E quindi finisce fuori. Ti dica che voglio un po' di Gran Turco. Niente, no, non se ne accorge. Voglio il mais. Niente, non me lo da. Il mais, il Gran Turco. Una cosa così, il Gran Turco. E poi il pallone conquistato da Manuel Panunzi.
Pallone che finisce fuori, ancora l'azione per la squadra maglia rossa che può andare all'attacco quando sono passati 8.50 all'inizio di questo secondo tempo. Dietro il pallone per Scognamiglio, e la caduta sulla destra ancora l'azione portata da Stalli, nuovamente da Roberto Scognamiglio e poi Simone Befani, con questa l'azione arriva nuovamente il passaggio per Roberto Scognamiglio, quasi un centro, cerchio di centrocampo, nuovamente Simone Panunzi, poi pallone nuovamente per Befani e poi in mezzo recupera Cultrera che scatena forse un contropiede, non ci riesce. Frattempo la cronaca cileata che state ascoltando è perché Stefano era con l'orecchio sul telefono, io stavo parlando, l'ho letteralmente svegliato, poi c'è gente che accende dei lampadari, credo, in giro per la piscina, che stavo, ovviamente per il campo del palazzo. Per me c'è sabato, sabato, c'è nel Senescicamogli, Befani, 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 e tira mai, Panunzi in mezzo, Manuel, Panunzi, 4-3, ha fatto due gol, uno a mezzo metro, l'altro un braccio a Paloni e però ha dato il vantaggio alla squadra di Stanley, 4-3 la situazione, torna in vantaggio la formazione di maglia rossa dopo essere stato avanti per 2-0 nei primi minuti di gioco. Vedete, questa è una tattica, quella di Manuel Panunzi, di andare in braccio al portiere e firmare la rete. Già ci è riuscito per due volte in questo match. Adesso si è svegliato ovviamente Stefano dal torpore del primo tempo, credo. Riccobello, Cultrera con la schiena a Scognamiglio e poi Gigli, c'è presente anche Bruno Cristi. Pallone per Riccobello, sbaglia il passaggio Cultrera. Cultrera vuole sempre tirare, tira anche quando vuole passare il pallone ai compagni. Roberto Scognamiglio, 10 minuti sono passati, quasi 11, quindi siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questa partita. Ovviamente c'è ancora il recupero da considerare, poi gente che parla in giro per il campo, da una banchina all'altra, il pallone finisce fuori e Cristi non riesce a mantenere il pallone in campo. Scognamiglio, avanza il centrale che sbaglia tutto, Gigli, Gigli, vediamo se se lo incarta, Gigli dietro per Cristi, il tiro, c'entra un cartellone pubblicitario che sarà contento del fatto di essere stato colpito dal pallone di Gigli, no, Cristi, chi era? Insomma, della CPC, i portuali. Adesso va nell'attacco, bel pallone di Manuel Panunzi, adesso per Simone Panunzi che si deve spostare a destra, pallone che si allarga, non importante l'aggancio per lui che è mancino, si è dovuto spostare il pallone sul destro. Ci ricordiamo, non ho fame, ho già mangiato, grazie Enzo, mi ha offerto dei semi. Eccolo Manuel Panunzi che la ciccata clamorosamente. La lepre! Riccobello è intervenuto. E poi Diego Gigli lancia. E poi attenzione Cultrera! Non è possibile! Cristi! La compagnia portuale butta a mare l'opportunità di firmare il gol del pareggio. Cultrera, grande sensibilità al piede. E poi Vincenzo? Dzeko. Ma Cultrera o Cristi? Cristi peggio di Dzeko. C'è questo coro in giro per la tribuna nel caro Bruno Cristi. Quanti anni ha Cristi? Chissà, non lo sappiamo. 30 qualcosa. 30 qualcosa. Un uomo sulla trentina, adesso ridicolizzato dalla tribuna. Il nuovo Edin Dzeko, l'Edin Dzeko italiano, dopo questo gol sbagliato, clamorosamente a porta vuota. Ma non è il primo, frattempo Manuel Panunzi non riesce a tornare sul pallone, arriva Simone, Simone Panunzi si ferma, siamo quasi sulla tre quarti. Simone Panunzi, c'è Befani, arriva il pallone per Befani, a sinistra c'è Scognamiglio, Befani, 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 Riccobello. Bruno Cristi è dell'87, quindi 29 anni per lui. Riccobello, Riccobello va via Befani, Riccobello, Riccobello è tutto solo, può fare quello che vuole, pallone in mezzo, interviene
Manuel Panunzi che prova a scartarsi tutti. Scogna Emilio, il pallone in campo, Scogna Emilio, a mezzo, Simone Befani, 5-3, ancora Befani, torna a segno dopo le due reti del primo tempo. 5 i gol, quelli di Stalli, 3 quelli di Lea CPC, però c'è Sebastian Luzzolo, vogliamo un'intervistina al volo. Arrivo. Spostati Emiliano, fuori dalle palpebre. Abbiamo con noi Sebastian Luzzolo, uno dei giocatori più forti di questo torneo. Che partita giocherete dopo? Ancora giocate? Giochiamo dalle 10 alle 11 dovrebbero. Però contro chi? Che sicuramente siamo andati fuori. Contro Bosco. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita a cardiopalma, sicuramente daremo il meglio di noi come abbiamo fatto nella scorsa partita. La mia performance è stata un po' scarsa, però devo riprendere contatto con il campo, erano 10 anni che non giocavo più a calcio. Quindi è per questo che abbiamo visto tanti strafalcioni. Ma alla fine lo scopo del torneo, come hai detto anche tu, è quello di vedere gli errori e ridere e stare in compagnia e passare qualche ora al campo. Però ecco, il divertimento non mancherà anche questa sera. Attenzione, il gol di Riccobello, Alessio Riccobello, il pallone deviato, però il pallone è finito dentro, quindi 5-4 con la segnatura proprio del difensore della CPC, si riporta in auge la formazione in pettorina arancione. Torniamo con Sebastian Luzzolo, io scusate l'interruzione, ma c'è stato il gol. Sarà una bella partita pure questa sera, ci saranno tante risate, esprimeremo un buon calcio. Ce lo prometti un gol? Stasera ci provo, devo dare il meglio di me per fare un gol. Befani è solo, Befani, e poi Paoloni fa fallo da rigore in maniera abbastanza evidente. Adesso sarà anche ammonito. Voglio nel cartellino, Scognamiglio si è fatto rosso? Rosso per Paoloni. Secondo te c'era questo rosso? Fallo da ultimo uomo, chiara occasione da gol. Penso che l'arbitro avrebbe avuto una giusta decisione. Ecco, Gigli l'ha presa benissimo nel frattempo. Ecco, speriamo non si sia sentito niente. Poi se ne va. Ecco, credo si sia capito cosa ha detto l'arbitro. Però è chiaro, la situazione in cui è impossibile non dare rosso, altrimenti sarebbe stato gol. Quindi l'espulsione di Marco Paoloni. Va in porta Riccobello per questo rigore. Dopo il rigore torniamo a parlare con Sebastian Luzzolo, lo seguiamo con Befani. Questo dovrebbe essere un rigore decisivo, mancano 8 e mezzo al termine e ricordiamo che Stalli avanti di un gol, siamo 5-4 qui al Palasport. No, non è un rigore, però era stato sistemato sul punto di battuta per il rigore, ma in realtà si dà la punizione, io non sono d'accordo, era chiaramente dentro l'area, vero? Chiaramente dentro l'area, sì. Chiaramente sì. Dentro all'area, no, abbiamo visto. Dentro l'area. Sì, chiaramente dentro l'area. Adesso a protestare sono quelli di Stalli, sicuramente non è una serata agevole per Alberto Matteo dal primo tempo che è al centro di roventi polemiche. Quindi nel frattempo che attendiamo, chiedo a Sebastian Luzzolo. Visto che tu forse un gol non lo segnerai mai, questo non è. A chi vorresti dedicare un gol qualora lo facessi? Allora lo posso dedicare credo alla mia ragazza, alla mia fidanzata, che non mi verrà a vedere perché evita di fare figuracce in tribuna. Ah, benissimo. E basta, tutti quelli che mi vogliono bene. Chi vedi favorita per la vittoria di questo torneo? Questi rossi non mi ricordo come si chiamano. Stale. Sono veramente bravi, hanno vinto anche l'anno scorso qualche cosa, mi sembra. Però avranno a che fare con altre belle squadre comunque sia. Seguiamo la punizione, è pronto Scognamiglio. È lui che ha sistemato il pallone sulla zolla ed è pronto ad andare a battere. Tutti in barriera del tiro e rischia anche di far gol. Però il pallone è deviato dalla barriera. Andiamo un attimo, facciamo intervenire. Un saluto. Ringraziamo Sebastian Luzzolo. Grazie a voi. Per essere intervenuto qui ai nostri microfoni. Mauro Mosca. Mauro Mosca, ex CF Calcio. Siamo anche con Mauro Mosca, che tu con quale squadra giochi? Sto con lo Chalet del Tribunale. Lo Chalet del Tribunale, quindi ti vediamo a che ora? Giochiamo dalle 23 alle 20, 24. Alle 23 alle 24. Quindi è una partita che noi non seguiamo. Vedi, se facciamo un'intervista a prima partita, per una partita che non seguiamo. Va bene, però abbiamo visto anche la partita che hai giocato la settimana scorsa, lunedì scorso, una grandissima punizione. Segni spesso su punizione, effetti spesso questi gol mirabili? Quando ci provo ogni tanto mi riesce. Come vedi questo torneo? Secondo te la tua squadra può puntare a vincerlo questo torneo?
Non lo so, speriamo di sì. L'altra partita abbiamo avuto la mancata assenza di Burattini, che è un giocatore fondamentale per noi davanti. Oggi l'abbiamo recuperato e speriamo che oggi vada meglio della scorsa settimana. Befani, il pallonetto fuori di poco, porta sguarnita, perché adesso Riccobello si è messo la maglia di portiere, però gioca in attacco. Minuti finali, mancano 6 al termine, e chiedo anche a Mauro Mosca, insomma, ho avuto un trascorso con le giovanili di Civitavecchia, sì, quindi sì. Una carriera di buonissimo livello ha avuto. Sì, ho smesso già da 2 anni, ho avuto un brutto infortunio, ho preferito smettere per non avere ricadute. Mo ci accontentiamo di questi tornei. Speriamo che a settembre ricominceremo a giocare, speriamo bene, va. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Sebastian: chi vedi come favorita per questo torneo amatoriale? Ma guarda, ci sono buone squadre, anche la squadra della Stalibert vedo una bellissima squadra, ma anche noi abbiamo le nostre carte per provare a vincere questo torneo amatoriale. Speriamo bene, la speranza è l'ultima a morire. Conosci i giocatori che stanno in campo? Sì, conosco tutti, conosco. Qual è il più scarso? No, non mi fa come, questa. Come? Non me no, fa. Come? No, non mi fa queste domande. Come? No. Sei diventato rosso come. No, sono andato a mare. È andato a mare, hai trovato subito la scusa, sì, Mauro. Subito. Per non. No, sono tutti buoni giocatori. Per un torneo amatoriale sono tutti buoni giocatori. Stanno puzzecchiando il caro Mauro Mosca, perché lo invitano a fare dei nomi. Poi il tiro e il gol di Pierpaolo Pirisi, la rete del 5-5, pareggio della compagnia portuale proprio nel momento più difficile di questa partita. Quindi ringrazio Mauro Mosca, grazie a voi. E ti vedremo in campo più presto. Ovviamente dipenderà da noi, più che altro. Incredibile, quindi il pareggio della CPC, abbiamo già data per spacciata la squadra in pettorina arancione. Mancano 4 minuti alla fine, adesso ce li gustiamo tutti questi 4 minuti. Cerchiamo di essere un po' più seri, perché la partita si è fatta bella. E la seguiamo, pallone per Branco, si va tutti a destra, pallone in mezzo, non arriva la sfera bianca a un giocatore, si trattava di Crocker, che si era gettato in mezzo. Quindi nulla da fare per Stalli, che sta per rischiare di buttare all'aria una partita che forse era già incanalata, avanti 2 gol in diverse circostanze, il 2-0 di Befani, anche il 5-3 sempre di Befani, di testa De Amicis, ancora l'attacco, Cultrera che sbaglia il pallone, arriva De Amicis, il tiro di petto, Riccobello che poi interviene, il pallone per Cultrera che avanza, si va da Scilipoti, dietro la mente da Simone Cultrera che gira a sinistra per Patrizio Scilipoti, nuovamente da Cultrera, partita adesso davvero vibrante, squadre che hanno recuperato forse la forma migliore in questi minuti dopo le tante proteste che ci sono state in precedenza, soprattutto per la CPC. Sì, Branco dietro per Scognamiglio, nuovamente Manuel Branco, 3 minuti da giocare, Scognamiglio davanti per De Amicis, il tocco importante di Pimpinelli, ma c'è il fallo? Fallo effettuato dal numero 5 degli arancioni. Scognamiglio vuole batterla subito, non vuole perdere tempo, il numero 4 di Stalli, va Scognamiglio con la botta, Stalli forse vuole buttare all'aria questa partita, c'è gente che si allontana, ci sono anche credo degli inservienti dell'ANAS. La punizione ci ha vinto la finale. Scognamiglio con la schiena, Pirisi l'autore di 2 gol, Crocker e poi in scivolata arriva la CPC, 3 per terra, tutti giù per terra, poi un tiraccio, pallone fuori, Riccobello fa iniziare l'azione. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti, poi solamente il recupero, partita davvero vibrante adesso per entrambe le squadre che si giocano la possibilità di rimanere a punteggio pieno. Scilipoti, c'è il fallo di Scognamiglio, c'era il fallo? Ci voleva stare. Ah, ancora qua sta Damiano, dove da via? Ancora qua. Ah, pensavo che è andato via, pensavo che eravamo rimasti in Radio Ronaca. Punizione, Scilipoti fa valere
i gradi di vicepresidente la tira lui, dice se no vi licenzio, adesso lo sta dicendo a tutti quanti, vedete anche in mano il cellulare per chiamare Enrico Luciani. Due giocatori in barriera per Stalin. Si può andare con la battuta. Gente che dice Scilipoti, serve ancora Scilipoti che poi butta un pallone in avanti, lo colpisce, ancora di messa laterale Cultrera e poi il rilancio da parte di Simone Panuzzi, ecco l'altra mattonella che parte, no, per fortuna è rimasta lì. Guardiamo con Radoffini per vedere il suo volto, guarda, è bianco, è diventato bianco nel solo secondo. Cultrera, Cultrera tutta a sinistra, ancora sulla fascia. Siamo entrati nel finalissimo di questa partita. 15 secondi e poi Stalli recupera il pallone con Branco. Branco! Non riesce il tiro a Branco, non riesce ad andare in porta. Ecco, vedete gente vestita di giallo che gira per il campo. Ma al Palasport è finita. Finisce 5-5 tra Stalli e CPC. Quindi il pareggio che è arrivato tra le due squadre e quindi si sono divise la posta in palio e quindi nessuna delle due potrà andare a punteggio pieno. Ci vediamo tra poco per commentare la prossima partita.